Il 4 e il 5 maggio si terrà presso il MAUTO, il Museo dell'Automobile di Torino, la nuova conferenza Swift Heroes dedicata a tutta la community degli sviluppatori dell'ecosistema Apple. Che cosa possiamo aspettarci da questa edizione? Ne parliamo con Stefano Mondino, Platform Leader Mobile e iOS Tech Leader in Sinestesia. Allora, la sesta edizione di Swift Heroes è alle porte. Che cosa possiamo aspettarci? Già la sesta siamo arrivati, cioè mi sembra incredibile. Beh, finalmente torniamo in presenza, in realtà già l'anno scorso, però è bello che si possa riprendere con la presenza agli eventi dopo il periodo Covid. Dobbiamo aspettarci il solito evento Swift Heroes, un sacco di gente, tanti speaker di livello, contenuti interessantissimi. Credo che Swift UI la farà da padrone quest'anno. Un sacco di mie domande scomode agli speaker durante i loro interventi, anzi dopo i loro interventi ovviamente, cibo, tanti momenti di svago e tanta community, tante pubbliche relazioni con gli sviluppatori Swift. Dunque, sappiamo che sono due giornate dedicate alla community iOS e che ci saranno un sacco di ospiti importantissimi, quindi dacci qualche anticipazione, qualche nome e qualche talk da non perdere. Beh, quest'anno accogliamo una serie di nuovi speaker molto interessanti, ad esempio Soroush Kanlu, Marin Todorov, che per la prima volta viene da noi, Adam Bell da Netflix e tanti altri. Diciamo che il tema principale sembra essere Swift UI, come ampiamente prevedibile, perché comunque il grosso tema è importante, però dal mio punto di vista mi fa piacere sapere che c'è il grande ritorno di, come al solito, ormai quasi un membro del nostro team, di Shai Mishali e anche Krzysztof Zablocki. Faranno due talk, uno in seguito all'altro, sulla Decomposable Architecture, che è un argomento che sta iniziando ad andare molto in voga nel nostro ambito. Shai farà la prima parte, diciamo, introduttiva sull'argomento, mentre Krzysztof farà una sorta di approfondimento su come lui l'ha utilizzato in progetti di larga scala. Quindi è il talk personalmente che aspetto di più, la coppiata di talk che aspetto di più di ascoltare. Sappiamo anche che ci sarà un tuo talk in realtà, A Tale of Skeletons and Bones. Puoi darci qualche informazione? Beh, allora sì, è un talk che volevo preparare da qualche anno e che riguarda un tool che abbiamo sviluppato in Sinestesia per semplificarci la vita, tra virgolette, nei progetti. Noi sostanzialmente sviluppiamo applicazioni per tanti clienti diversi e cerchiamo di impostare tutte le applicazioni che sviluppiamo partendo dalla stessa base, quello che noi di solito chiamiamo lo scheletro dell'applicazione. Queste applicazioni poi vengono espanse secondo le funzionalità che sono richieste con delle feature. Ipoteticamente possiamo immaginare che si assomiglino a delle ossa. Di qui il titolo del talk, una storia di scheletri e ossa, cioè come questo tool che si chiama Murray ci ha aiutato a diventare più veloci all'interno dei nostri progetti e a sviluppare meglio e in maniera più efficiente. E questo tool è open source? È open source su GitHub, sul nostro account di Sinestesia, in versione 3.0 al momento, ed è disponibile per chiunque lo voglia utilizzare. Nel mio talk cercherò di spiegare meglio a cosa serve e come si usa. Bene, non vediamo l'ora. Sappiamo anche che non sono tante le occasioni per una community come quella iOS, legata comunque ai device Apple, in cui ci si può riunire, condividere idee, parlare con esperti del settore e approfondire nuove tecnologie. Quanto è importante un evento di questo tipo per uno sviluppatore? Guarda, secondo me è fondamentale. Io ti posso raccontare quella che è stata la mia esperienza e da quando ho cominciato ad andare a delle conferenze dal vivo, anche prima che esistesse Swift Heroes, ho proprio capito che condividere, conoscere persone, parlare, scambiarsi idee e opinioni su quella che è la nostra quotidianità e sul nostro lavoro di tutti i giorni è veramente troppo importante e ha un valore secondo me inestimabile. Tra l'altro a queste conferenze ho conosciuto un sacco di persone che sono nel tempo diventati o miei carissimi amici o nostri dipendenti, perché comunque qualcuno è anche poi venuto a lavorare con noi.
E secondo me è un'occasione veramente da non perdere. La nostra, ma in generale tutte le conferenze, io una cosa che consiglio sempre a qualunque sviluppatore, se puoi, vai. D'altronde, essendo 2 giorni, le occasioni crescono in maniera esponenziale. Sì. Crescono in maniera esponenziale. Secondo me sono tanto importanti i talk che proponiamo quanto le pause caffè. A volte si tira fuori più da una pausa caffè parlando con la persona giusta al momento giusto che non dal talk. Poi ovviamente anche i talk sono estremamente importanti e interessanti, però io quello che dico sempre a tutti quanti è: non sottovalutate le pause caffè. Poi siamo in Italia, il caffè è importante, importante. Quindi è consigliato a chi cerca delle informazioni, ma anche a chi cerca lavoro o cerca nuovi stimoli. Sicuramente sì, normalmente in questi eventi c'è anche molta forte presenza di aziende che cercano personale, comunque cercano sviluppatori. In questo caso anche noi come Sinestesia siamo presenti lì con il nostro stand in cerca di nuove persone da portare nel nostro team e far lavorare con noi. Quindi speriamo che accorrano numerosi anche al nostro stand. Bene, hai messo insieme delle cose fondamentali per uno sviluppatore, per un progettista, e quindi grazie Stefano. Grazie a te. E ci vediamo la prossima volta a Swift Heroes. Ci vediamo a Swift Heroes.